si accendono i riflettori su questa sfida. Il grande calcio ancora una volta protagonista qui su EA Sports. Piero Gepardo e Lele Adani prontissimi per il commento. EA TV vi porta a casa tutto lo spettacolo della Serie A Team, sfida che offre diversi motivi di interesse. Ci sono partite e partite, ma quella di oggi secondo me potrebbe regalarci davvero parecchie soddisfazioni. Mi aspetto un match giocato viso aperto, con gol da una parte e dall'altra. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Porta affidata a Provedel. Per la difesa Marusic schierato con Lazzari nel ruolo di terzini. E Ciro Immobile schierato come unica punta. In grafica vediamo l'11 titolare del Toro per questo match. Difesa e contropiede sono i must di questa squadra. Difficile che si espongano troppo, preferiscono lasciare il pallino del gioco in mano agli avversari e poi sono pronti a colpire. Avversari che dovranno attaccare, ma senza scoprirsi troppo. Hanno i giocatori in grado di far male sul ribaltamento dell'azione. Se trovano poi spazio per ripartire in contropiede, per la difesa sono guai. Il Torino ha a disposizione il primo possesso del match. Ha campo a disposizione. Bravissimo qui, ha recuperato un buon pallone. Da seguire la prova di Immobile, i suoi gol possono essere decisivi. È un finalizzatore nato, Pier. Il gol è parte del suo DNA. Basta concedergli un metro e ti punisce, perché l'istinto lo porta a trovare sempre la posizione migliore per battere a rete. Guadagna metri. Ciro Immobile. Sbaglia e regala il pallone. Occasione per il Toro sulle fasce laterali. Serie prolungata di passaggi per il Torino qui. Legge bene qui una traiettoria interessante. Kamada. Può scatenarsi sulla corsia. Attenzione Immobile. Tocco per Felipe Anderson. Pallone recuperato. Il tiro respinto dal palo, occhio si gioca. Risolve il problema. Felipe Anderson. Ci mette una pezza il portiere, ma non è finita. Grande copertura qui. Tiro rimpallato. Felipe Anderson. Intervento perfetto al momento giusto. Guadagna metri. I tifosi aspettano il tiro. Grande risposta. Il portiere, poi il palo. Vlasic. Sanabria. Mette fine all'attacco e recupera il pallone.
Kamada. Felipe Anderson. Immobile. Verticalmente immobile. Pro corpo. Arrivano le torri a sfruttare questo cross sul calcio d'angolo. La mette in mezzo. Svanisce. L'arbitro ferma il gioco. Che non decolla, poche le occasioni da rete da una parte e dall'altra. Le due squadre si stanno studiando, Pier. Il dato sul possesso palle è eloquente, nessuna delle due formazioni vuole fare la prima mossa. Vedremo se con il passare dei minuti si apriranno più spazi. Arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo, spazio all'intervallo e poi ovviamente la ripresa. Meno brillante del solito, Immobile nei primi 45 minuti, si è visto poco. Ha un conto aperto con la cattiva sorte questo ragazzo. Padre di nuovo in campo dopo l'intervallo, primo pallone della ripresa. Palla fuori, si ripartirà con la rimessa laterale. Felipe Anderson prova a calciare ed è rete che apre le marcature, hanno concretizzato la loro supremazia territoriale. La parte finale dell'azione che ha portato al gol. Diamo ha freddato il portiere con questa conclusione ravvicinata. Gara che riprende col Toro sotto di un gol. Vedremo se sapranno reagire. Con il numero 20 Mattia Zaccagni. Sanabria. Niente da fare, il difensore recupera. Kamada. Pallone per Immobile. Proseguono nell'avanzata. Immobile. Felipe Anderson. Palla in rete. Hanno sfruttato subito il momento psicologico. Conclusione da distanza ravvicinata sulla quale il portiere ovviamente non può fare nulla. Era più facile metterla che sbagliarla, da lì. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Buono il pallone recuperato. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Occhio al pallone filtrante. Lascia partire il tiro. Respinge ma non è finita. Pregevole l'intervento del portiere. Si affida a forze fresche. La tocca al compagno.
può andare direttamente in porta, glielo chiede anche il pubblico. Sicuro qui l'intervento del portiere. Sarà calcio di punizione a favore del Toro. Sanabria con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa. Vedi come si divertono quando giocano, continuano a creare occasioni, la palla gira velocemente, infilano la difesa avversaria come un coltello nel buco. Va in porta, eccolo il gol. Sono tre adesso le reti da recuperare per gli avversari. Questo replay del gol, l'appoggiata praticamente in rete da pochi passi. Il portiere poteva farci ben poco. Gara che sta per finire, a quanto pare c'è una distanza insormontabile. Protegge palla con il corpo. Pallone che viene recuperato. Felipe Anderson. Felipe Anderson! Tiro che non crea problemi al portiere. Ancora 3 minuti da giocare. Si butta in avanti. Cross controllato, senza problemi. Fischia alla fine l'arbitro, esultano i tifosi di casa per questo successo. Un successo strameritato, rotondo, mai in discussione. Hanno preso in mano il pallino dal primo minuto e non l'hanno più mollato. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. Un bel successo in saccoccia e per non farsi mancare nulla ha condito la sua prestazione con un gol. Complimenti.